Buonasera a questi compagni di viaggio. Questa sera ho intenzione di parlarvi di un argomento molto controverso, ma che mi sta molto a cuore, ed è l'omeopatia. Rientra, come sapete, probabilmente nelle cure alternative. Non è necessario interrompere le cure che si fanno, ma l'omeopatia principalmente serve a prevenire. Stata scoperta, inventata da un medico tedesco ebreo che viveva nella seconda metà del Settecento e che a seguito di una grossissima epidemia si rattristava tantissimo perché non riusciva a curare i suoi pazienti, le persone che si rivolgevano a lui, e si sentiva estremamente inadeguato perché appunto i mezzi di cui disponeva non erano all'altezza della situazione. Lui si rendeva conto che non curava. Quindi per svariati anni ha interrotto la sua attività di medico e si è dedicato alla ricerca. Da questa ricerca è scaturita quella che oggi chiamiamo omeopatia, da omeo simile, dove il principio base è che una cosa simile cura il simile. Produce ciò che produce dei sintomi analoghi a quelli che ci sono. Poi produce nell'organismo, risveglia nell'organismo una vis sanatrix che reagisce a questa cosa e porta alla guarigione, a un'autoguarigione. Direi che l'omeopatia rientra nella medicina energetica, utilizza quella che viene definita la memoria dell'acqua, delle cellule dell'acqua, che registrano la frequenza di determinate sostanze e la ritrasmettono al corpo. Su questo argomento ci sono stati svariati studi nell'ultimo secolo, per esempio il dottor Masaru Emoto, che ha fatto proprio degli studi sui cristalli dell'acqua refrigerata e poi analizzati, fotografati, eccetera. Quest'acqua veniva esposta a suoni, vibrazioni, eccetera, secondo il tipo di frequenza elevata o bassa. Reagiva in maniera diversa e produceva delle formazioni molto belle o addirittura caotiche e distruttive, brutte. Questo era il dottor Masaru Emoto, ma anche molti scienziati si sono poi occupati di questa memoria delle cellule dell'acqua, molti omeopati, perché è il principio base dell'omeopatia. Avviene che viene presa una minima parte di una sostanza, viene percossa in qualche modo, si creano delle succussioni e quindi viene accelerata la frequenza, ma comunque viene diluita, 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 fin tanto che della sostanza vera e propria non resta nessuna parte organica, ma solo la frequenza appunto nell'acqua. E questi mini globulini di lattosio, eccetera, vengono poi bagnati con quest'acqua e questi prodotti omeopatici vengono poi assunti senza essere toccati con le mani direttamente dal flaconcino. Hahnemann ha messo a punto questo metodo dopo tantissimi anni di ricerca, ma dopo di lui ci sono stati tantissimi medici luminari, il Kent, eccetera, che hanno scritto testi, il Pasquero, che hanno scritto testi e che hanno continuato questa ricerca e questo studio. Nell'Ottocento in Inghilterra è stato aperto addirittura un ospedale omeopatico, nell'Ottocento. Pensate come siamo arretrati in Italia. Quindi l'effetto, molti dicono che l'omeopatia agisca per effetto placebo. Mi permetto di sostenere che non è così, perché con l'omeopatia vengono curati anche lattanti, vengono curati animali e quindi non c'è la possibilità che vengano influenzati in qualche modo, perché non consapevoli. Però i detrattori dell'omeopatia sostengono questo e quindi continuano a denigrare questo metodo che invece ha dato moltissimi risultati. Certo è che se io mi rivolgo all'omeopatia quando già ho una patologia estrema e sono in condizioni precarie di vita, può accadere che l'organismo ce la faccia a riprendersi, però ci sono meno possibilità ovviamente. Se viceversa
un bambino viene curato con l'omeopatia fin da piccolo, fino alla tarda età, è ovvio che l'organismo sarà in grado di riparare i suoi danni, perché nel nostro corpo questa forza esiste, va solo risvegliata, va solo riattivata, gli va data la possibilità di lavorare e non di sopprimere il sintomo come fa la medicina allopatica ufficiale. La soppressione del sintomo genera un'implosione ad altri livelli di altri sintomi maggiori e quindi è difficile che un organismo poi riesca a riprendersi. Accade che dobbiamo dare l'opportunità al corpo di reagire. Non è che se io ho male a un'unghia incarnita mi prendo subito una bomba perché non la posso sopportare. Posso sopperire con altre piccole cose. Ci sono mille modi nella medicina naturale. Anche la medicina della nonna ci offre tante opportunità. L'erboristeria, la fitoterapia, appunto, e l'omeopatia, eccetera. Quindi diamo al corpo l'opportunità di sanare i propri danni, di intervenire su se stesso, di segnalare i propri malcontenti, perché la malattia non è una malattia, è una benettia, perché serve per capire qualcosa, serve per segnalare qualcosa. Segnala un disagio profondo, sottile, e che poi via via dai corpi sottili si trasferisce sul corpo fisico, dall'eterico passa al fisico, alla materia pesante. Quindi poi, per poterla riguarire, è necessario fare il percorso inverso e da dentro riportarla in fuori verso i corpi esterni. E questo lo fa la medicina omeopatica. Detto questo, ci sono dei piccoli accorgimenti, dei piccoli pronto soccorsi omeopatici che possiamo utilizzare. Teniamo presente che i globuli, così chiamati, sono dei tubetti di plastica. In genere la ditta che li produce è la Boiron, una ditta francese, ma ci sono anche tante case italiane, e sono dei prodotti singoli. Ecco, Hahnemann era un unicista, detto, cioè una persona, un omeopata che somministrava un solo prodotto alla volta per capire se aveva individuato il sintomo giusto. Laddove c'è, a mio avviso, una piccola carenza di intuizione da parte dell'omeopata, si va a somministrare tutta un fagotto dei prodotti tutti insieme, dove poi uno forse agisce, cioè perché tanto sono innocui. È vero che l'omeopatia è innocua, ma è vero anche che lavora sui piani sottili, quindi non va bene somministrare 10 prodotti in uno, 5, 6, 7 prodotti contemporaneamente. Se arriva anche a 20, non è più omeopatia, è omeotossicologia. E l'omotossicologia non è l'omeopatia, è un'altra cosa. È una cosa che somiglia molto alla chimica, secondo me, al farmaco. È una bomba. Quindi possiamo, nell'ambito dell'omeopatia, somministrare, che dire, due, tre prodotti contemporaneamente, ma insomma non andrei oltre il tre. Per esempio, se io ho uno stato. Ho mangiato tanto, mi sento appesantita, ho sbevicchiato un po' e non riesco a digerire, ho un malessere, un cerchio alla testa, una pesantezza, un fastidio, gonfiore, eccetera. Posso assumere tre globulini di Nux vomica alla 30. 30 è 30 CH, è la dinamizzazione che è stata utilizzata per produrre quel prodotto.